Benvenuti avventurieri in questo nuovo video. Siamo alla decima puntata di Elaim, la campagna D&D quinta edizione giocata da me, Caterina, Matteo, Cella, Zazza e il buon Khaled come master. Poco buono. Il buon master Khaled. Ecco, esatto, perché buono c'è poco. Siamo arrivati alla decima, comunque. È vero, siamo arrivati alla Siamo decima. alla decima. Sì, siamo alla decima. E ancora siamo vivi. Ti picca. Inaspettatissimo. Ma ancora siamo al 2, quindi io. Esatto. Alla decima è ancora per le due. Oh. Ah, potrei averla presa un po' lentamente. Leggermente. O siamo scarsi noi o il master è cattivo. Io sono cattivo. Io mi sento di aver fatto molta esperienza. Anch'io mi È sento di aver vero. fatto molta esperienza. Io. Se poi, Jared, te hai cercato Fare di cattive piazzare. scelte non so se vale come fare esperienza. Sì, perché ti forma comunque. È vero. Livelli negativi. Magari la prossima volta farà scelte migliori. Non credo. No. Quindi, la volta scorsa, cosa è successo? Dimmelo, Jared, cosa è successo la volta scorsa? Va bene, allora, di nuovo, vabbè, però questa cosa è solamente io, ma allora, che è successo? È successo che il gruppo formato da Jared e Kel Passato una settimana, che è passato tanto. sì, ho capito, in memoria è per un pesce rosso. Comunque, il gruppo formato da Jared e Kel è camminato verso le montagne, un po' distrutto e affaticato dalla situazione, quindi si è messo dopo poco a riposarsi in una caverna, se mi ricordo bene. Aveva montato una tenda. Noi abbiamo fatto quello. Sì. E il gruppo invece di Jorros, dico anche loro, Jorros e di Cassandra, che hanno fatto? Sono riusciti a liberarsi dalla gabbia. Quella volta scorsa sono scappati dal gruppo, sono separati dal Come si sono gruppo finiti dei in giganti gabbia? in gabbia perché non hanno aiutato i loro compagni e sono rimasti a dormire e quindi È colpa nostra silenzio adesso. Silenzio. Sì, è colpa vostra. Silenzio, Jared. Allora, la penultima volta successe che Jared decise di sgozzare un tipo. Non riuscendoci. Non ci riuscendoci. Hai una gioia. Quindi i colleghi di questo tipo hanno deciso di inseguirlo anche perché Jared e Kelt hanno rubato una loro possessione. Quindi giustamente si sono sorpresi con i chiaramente compagni di banco dei due ragazzi che hanno arrestato. Quindi i due, Giorgio e Cassandra, sono stati messi dentro una gabbia dove prima ci stava una vecchietta e poi eventualmente sono evasi. Mentre Kelt e Giorgio e Jared sono scappati a giro. Quindi la volta scorsa avete continuato a siete partiti dalla casetta del vecchietto in cui eravate rimasti e siete partiti verso le montagne con una mappa datavi dal vecchietto. A quel punto anche Joros e Cassandra più o meno trovando un diciamo facendosi dare uno strappo dai gemelli meraviglia sono arrivati anche loro alla casa del vecchietto. A quel punto sono andati alle montagne, perdendo però così i gemelli Meraviglia attualmente, che erano distratti a derubare il vecchio. Quello sapeva. Era Vabbè, evidente. scusa, erano distratti probabilmente a stare da qualche parte nei dintorni del vecchio. In più c'era qualcuno in casa del vecchio, che però non era detto che erano gli stessi. Quindi vi siete rincontrati dopo che vi hanno dato fuoco a una tenda e avete dormito nella bellissima caverna. Durante la notte, Jared ha avuto un'esperienza molto divertente ed è morto e poi non è morto.
però ha preso la descrizione migliore. Spieghiamola bene, dai. È morto, ma diciamo che è il fulcro, che è il fulcro della sessione precedente. È morto, ma qualcosa non l'ha fatto morire. È stato attaccato da un lupo, è stato mozzicato alla gola, ma fortunatamente non è morto. Cioè, o per sfortuna sua. Infatti, e del mondo. Il mio personaggio è tornato in vita, si è ripreso, poi lui non lo sa, non si è sentito mancare le forze, poi si è ripreso, che era portato a giro da una lupa, quella che aveva combattuto, con cui aveva combattuto. Quando si è ripreso è riuscito a finire la lupa, ha fatto orfani tre cuccioli di lupo e le ha abbandonate, e non ce l'ha neanche portati. Di Jared ci sono a giro, avrebbe fatto orfana. Vabbè. E quindi niente, poi sono tornato indietro portando però la legna. Quindi missione compiuta. Bravo Jared. Quindi siete ripartiti. Il problema è che riesce a riprendere vita Jared. Si sente questa cosa. Bene. Siete ripartiti verso le montagne e avete scoperto che il passo che probabilmente avrebbe portato alla città dei nani sembra essere bloccato, in più ad esserci anche i troll davanti. Dettaglio. Grazie, questo è tutto, grazie scoperto grazie all'aiuto di Orione, il piccione nero. Piccione poverino. Che sta sempre a farsi gli affari suoi. Piccione emo. Sta a corteggiare le piccione. E tra l'altro, se vuoi puoi anche tipo semplicemente tenerlo in tasca, No, poverino, perché devo tenerlo in tasca? Che vada a divertirsi. Ok. E quindi avete deciso di intraprendere la strada più lunga, cioè quella attraverso la montagna. E siete partiti verso l'avventura in questa montagna alta. Proviamo già a iniziare a cambiare idea. No. Cioè, esatto, cioè la situazione com'è? Cioè, allora, è un fuori il sentiero che è battuto e va verso su, verso dove poi abbiamo visto sono accampati i troll, o comunque sono lì. Sì. Il fuori sentiero com'è? Cioè, è boschivo e quindi un terreno difficile? Oppure ci sono proprio, c'è proprio da arrampicarsi? Allora, ci sono sassi medio grandi che bisogna un attimo, è tipo un trekking più hardcore okay. Trekking in mezzo alla neve, alberi già cominciano a non esserci a queste altitudini. Ok, tutto meglio di trovo. Proviamo una vecchia. E ha detto una vecchia. Vabbè, la vecchia non è un problema. È più il problema se riuscite a salire voi. Ma dipende, se c'è da scalare in verticale non penso. Chiaramente è terreno difficile. Però terreno difficile è diverso da scalare. No, ma non dovete scalare, È semplicemente molto più lento e... Dovete semplicemente fare dei passi molto alti, per ora. Ok, va bene. Vabbè, allora direi di sì. Cioè, meglio che andare dai troll. Però non abbiamo legna. A parte quei... No, la legna ce l'abbiamo, Si presta per un altro solo falò, per solo un altro falò. Vabbè. Anche perché non è che possiamo portarci molta legna dietro. Siamo già appesi. Cioè io ho la vecchia. Sì. Se riuscite a portarla voi. No. No, grazie. No. Non credo che ce la possiamo fare. Beh. A portare la vecchia. Allora dovremmo fare con la legna che abbiamo. È ancora mattina, Magari possiamo prendere altra legna. Sì, ma chi la porta? C'è della possibile legna in giro?
c'è ancora qualche albero sporadico, però più vai avanti e vedi più o meno fra una centinaia di metri, no, cinquantina di metri, già non ci sono più alberi. Beh, ci possiamo, possiamo portare un pochino di legna per uno. Beh, sì, certo. Sì, sembra una se ci mettiamo due ciocchi nello zaino, magari. Più ne abbiamo e più siamo tranquilli, per la notte almeno. Esatto, se non altro riusciamo, a, riusciamo almeno a fare un altro falò oltre a quello che ci rimane. Sì, sembra un'ottima idea. Non perdiamo troppo tempo, però. Allora, andiamo. Andiamo a cercare. Ormai il mio personaggio è abile. Nel cercare legna? Ha preso proprio la, l'abilità cercare legna. Sì, per subire legna. Ti dà sopravvivenza. E infatti 17. 21. 18. Vabbè, decisi a prendere un moderato numero di legna. Ok. Su, muoviamoci ora. Che andiamo. Andremo molto più lenti fuori dal sentiero. Andiamo. Ok. Vi arrampicate. Cominciate a camminare verso la salita. Vi rendete subito conto che comincia già a fare freddo. Camminate. Io lo sento il freddo? Ma no. È bello, mi levo la maglietta, no, sto scherzando. Ma se tipo diamo fuoco a Jared e alla vecchia, possiamo usare come roba. Puoi provare. Se non muoio. Puoi provare. Intanto finiamo la legna. Io non te lo vieto. Intanto finiamo la legna, poi vediamo. Esatto, come si evolve la situazione. Ok, vabbè. Quindi comincia a camminare e piano piano comincia a farsi sempre più freddo. Vi rendete conto che effettivamente c'è anche un bel po' di vento. Più salite, più sentite appunto. Ora non siete ancora ad altezze particolarmente rigide, però già vi rendete conto che a questa altezza il vento comincia a essere particolarmente forte. Ma per quanto bisogna salire ancora? Dovete attraversare la montagna, quindi finché sì, non, ma non è che devi per forza attraversarla arrivando sulla cima. Sì, no, lo so, ora chiaramente stavate cercando un passaggio, però attualmente state andando in un'altra parte e vi tocca per forza salire. Sì, sì. Se no, potete provare ad arrampicarvi, però è tipo un muro che è una catena montuosa, quindi siete ancora alla base. Della catena montuosa, comunque. Cioè, non è che arrivano a terreno zero e poi riparte l'altra montagna. Come no? Le valli? Le valli, vabbè, ci sono in questo qua, in particolare posto dove siete, no. Comunque le valli non sono per forza a zero, al livello del mare. Quindi, anche questo. Quindi siete ancora alla base. Però comincia a fare più freddo. E tirate per suggestione 19 10 14 10. E Cassandra, te ti accorgi che più là sembra esserci una tempesta H Blizzard. Ragazzi, laggiù c'è una tempesta, non so se conviene continuare. Quanto distante? Sarà a un'oretta di cammino. Un'oretta da quella parte. E come possiamo fare allora? Beh, mettersi in una tempesta a queste altitudini è come morire assiderati. Esatto. Non mi piace morire.
Beh, penso che non piaccia a nessuno morire. Beh, e qual è l'altra scelta? Qual è l'altra scelta che abbiamo? Tornare dai troll? Cercare un riparo? Beh, potremmo continuare finché non siamo abbastanza vicini e provare ad aspettare che la tempesta passi. Ma la tempesta sembra andare, cioè sembra avvicinarsi, allontanarsi o rimanere ferma? Beh, tu non la vedi. Vabbè, l'hai indicata. Io cosa riesco a vedere? Molto più lontano. Beh, in realtà, ma cioè, siete abbastanza lontani che non riesci bene a capire. Vedi semplicemente questa, in fondo, questa nuvola bianca. Sembra esserci parecchia neve e parecchio vento. Forse sì, ha ragione Jorros. Forse ci dovremmo trovare magari leggermente più avanti un posto dove ripararci. Magari una grotta. Solo finché non passa la tempesta. Esatto. Però quanto potrebbe durare questa tempesta? Non lo so. Potrebbe anche durare un giorno. Oh, eterna! O potrebbe durare molto di più. Come potrebbe anche perdersi velocemente. Che alternativa abbiamo? Beh, o torniamo indietro. Beh. Sì. O torniamo indietro, ma ci sono i troll e personalmente preferisco evitarli. Sì, preferisco sfidare una tempesta più che i troll. Io direi di proseguire e di cercare un riparo. Mi fido di Kelta, lui è di queste parti. Sì, sì, sembra giusto. Su, andiamo allora, non abbiamo tempo da perdere. Ok, quindi proseguite più avanti e effettivamente ora è chiaro che c'è una tempesta più avanti. Si parla più o meno di un po' meno di un chilometro avanti a voi. Chiaramente anche qua non c'è la tempesta vera e propria, però c'è il vento che comincia a essere già più forte. Si sta avvicinando. Beh, noi ci stiamo anche avvicinando. Ce la avvicinate voi. La tempesta sembra che si senta minacciata. Un po'. Volevo cercare un riparo. Sopravvivenza. Le do una mano. Ho un vantaggio. 15. Riesci a trovare quello che sembra un piccolo tettuccio composto da tipo delle radici di un albero secco, morto. Ok. Però con i sassi più o meno potrebbe essere un buon riparo per la tempesta. Ragazzi, qui però potremmo comunque ripararci un po' dalla tempesta. Tra qualche sasso magari diventa anche un po' più stabile questo tettuccio. Beh. Quanto sembra buono? Hai visto di peggio. Hai visto anche molto di meglio. Di certo, allora, il freddo lo patirai, però almeno non vieni buttato via dal vento. Provo a guardare se c'è qualcosa di meglio. Sì, la tua evidenza. 7. Ehi, no. Beh, mi sembra la cosa migliore che c'è nella zona. Aspettiamo. Ok. Magari proviamo a rinforzarlo. Beh, sì. Lascio la vecchia. E la vecchia sta ferma. Guardo di trovare qualcosa per rinforzare, un sasso o qualcosa del genere, insomma. Tira sopra anche te allora. 18.
Ok, riesce a trovare un sasso piatto che più o meno aumenta un pochettino la copertura. Se lo metti nella posizione giusta. Ok. Lo metto verso dove tira il vento, così che ripari ancora di più. Sì. E faccio... Beh, con questo almeno siamo riparati dal vento. Le temperature saranno rigide, ma almeno siamo riparati. Comunque più ora è più o meno ora è l'ora di pranzo, eh? Vorrei guardare se si sta avvicinando la tempesta. Sto bravo. 18. Si sta avvicinando la tempesta. Beh, quanto è vicino? Ora di pranzo, l'una sarà. Quanto è vicina? Ma pensi più o meno fra una mezz'oretta, oretta, comincerà a prendervi. Sembra pericolosa la tempesta? Beh, a pelle solitamente le tempeste lo sono. Vabbè, ma guardare sembra minacciosa oppure no? Ti fissa male, molto male. Prova a fare addestramento tempeste. Vedi che la nuvola ti fa così. No, sembra abbastanza forte, sì. Non, niente di abnormale, però. Allora sistemiamoci, pranziamo e probabilmente tra una mezz'ora ci colpirà. Sì, pranziamo. Io oggi sto sbagliando. Pranzo un sacco davanti alla tempesta. Però prima voglio andare avanti a vedere una cosa. Sicuro. Dove vuoi andare? Da solo. Voglio vedere prima che cosa ci aspetta più avanti e poi torno indietro. Ma possiamo mandare Orione, Cassandra? Per me non è un problema. Forse è più sicuro. Okay. Beh, direi piuttosto che mandare Gian Rosso da solo. Non vorrei che facesse la fine. Che fine? Contro il lupo anche lui. Vabbè. Chiamo Orione e vado a guardare coi suoi occhi. Vabbè, okay. Ma Orione non può succedere niente. Orione comincia a volare e comincia a essere difficile per lui a volare, Quindi comunque mi tiro un svantaggio perché non riesce ad andare dove vorrebbe. Percezione. 11. Orione comincia... No, scusami, 13. Ok, più 3. Vabbè. Orione comincia ad andare verso la tempesta, insomma, o almeno un pochino più avanti. E vedi che più avanti sembra, ormai già dentro la tempesta, sembra esserci un rifugio. Ragazzi, ma dentro la tempesta c'è un rifugio che penso sia molto meglio di questo. Ormai è tardi. Io credo che possiamo farcela. Se è dentro la tempesta, si prende la tempesta. Ragazzi, però... Beh, ma la tempesta, Jared, ce la prenderemmo lo stesso. Esatto. Dai, vabbè, tanto non lo sto sentendo nemmeno, ma sto freddo. Via, via, andiamo, su. Peglio, vabbè, la mia legna. Piglio la vecchia e gli faccio, andiamo su. Vabbè Jared, non fare lo sbruffone, ora non senti il freddo. Sì. Morto. E faccio spallucce e vado. Quanto ci terrà a fare il duro? Anzi, tiro fuori il tavolo di panno e inizio a sparare. Sì. Con la vecchia su una spalla e il plato di panna. Vedi che la vecchia se lo spacca a metà perché non ne ho più. Non lo suono male. Il momento. Allora metto a suonare anch'io il flauto, che ne pensi? No. Rimasterare, mi spiace. E quindi avanzate, giusto? Sì. Quindi avanzate, lasciate il vostro rifugio ormai. Un po' tristemente perché è bello sistemato, già... davvero, io sono lì
una lacrimuccia di scena. Sotto, e dentro di me fa la scelta giusta, la scelta giusta. Però continua a pensare a tutti i momenti che avresti potuto passare in quel rifugio. E... quel sasso. Il sasso. Sasso. Io che affilo la mia ascia. Esatto. Che la fidi per ore e ore. Che te ne stai in silenzio da una parte. Esatto. Ti ricordi così di te che affili l'ascia e mentre affili l'ascia. Inception. Che affili l'ascia prima in un angolo, poi nell'altro. Esatto. Poi di nuovo nello stesso angolo di prima. Carne secca mangiata. Il formaggio infilato nella E quindi proseguite e in realtà anche più velocemente di quanto vi potevate aspettare sarà che la tempesta stava venendo in vostra direzione e voi state andando in direzione della tempesta, vi trovate in mezzo alla tempesta e la visibilità è quasi nulla e cominciate a sentire un freddo che vi passa alle ossa. Voi dovete tutti chiudere il giubbotto, a parte Jared che... Una cosa che però ti rendi conto, Jared, è che te non lo senti freddo, però la tua pelle la vedi che sta prendendo un colorito blu. Ok, mi copro. Io uso la vecchia come sciarpa. Io mi guardo un po'. Cioè, così. Che faccio? Mi metto guantini. Vedete che anche la vecchia effettivamente si sta un po' cominciando a irrigidire, anche perché è vestita. Gli metto un altro, dice c'ho 70 abiti veramente dietro. Perché ho preso il kit, quello da prestigiatore camuffatore, insomma, c'ho due abiti personalizzati. Wow. Uno di esso lo metto alla vecchia. Perché ci stanno larghissimi, perché è alta, è magrissima, però meglio almeno così e la porto così a principessa bellina. Ok, io riesco a ricordarmi un po' dove era il rifugio. In realtà era tutto a dritto, quindi sì. Ok, però ci aiuta ancora un bel po'. Stiamo andando bene? Sì, era tutto a dritto, sembrava più vicino visto dalla prospettiva di Orione. Ovviamente lo dico urlando perché immagino che si senta... Sì. Se volete vi faccio il rumore della tempesta. No, grazie, me lo immagino. Bello, bello. Piano la testa. E... quindi proseguite. Più andate nella tempesta, più comincia il freddo comunque a passarvi attraverso i vestiti. Mi dovete tirare un bellissimo tiro su costituzione. Oh no. Olè. 13. 22. Ok, 22. Un attimo. 7. Allora, quanto hai fatto? 22. Pure 22. 13. Okay. 7. Ok. Beh, in realtà riuscite a resistere bene. È passato un'oretta comunque da quando avete cominciato a camminare nella cosa. E beh, te non lo senti. Cassandra! Tu ti andai abbastanza bene. Te Jorus ti fa parecchio freddo. Però vedi che coprendoti comunque riesci un pochettino a sopportarlo. Te Jared, in realtà una cosa la noti, che le tue articolazioni cominciano a essere molto... non sembrano quelle di una volta. Ti sembra di essere un po' con l'artrosi. Kel! Sì? Mi daresti una mano a portare la vecchia? Certo. Prendo la vecchia, me la metto come prima in spalla così. Okay. E cerco di sgranchirmi un po'. Senti proprio. È il peso dell'età questo. Sgranchirmi mentre cammino.
Tanto è estate per me, no? Sì, sì, uguale. E comunque riuscite a vedere solo a 15 feet, a 3 catene di distanza, quindi a 4 metri e mezzo. Io a questo punto con la vecchia è tipo una mano che copre un po' gli occhi per pararsi da quello che è la neve. Faccio: Cassandra, ma quanto manca? Che riesco a capire quanto manca? Sì, la sopravvivenza. Comunque, Jared si è preso 6 danni dal gelo. 6? No, ti prego, non mi dire che vai giù. No, ho 2 punti vita. Non è che va giù, diventa un ghiacciolo. Poi ce lo mangiamo. 17. Ok, vai, non manca tanto. Dovrebbe essere nei dintorni. Ma mi sembrava fosse qui vicino. Continuiamo a proseguire. Ok. Sento il dolore. Sarete un cazzo con questa tempesta. In realtà no, senti soltanto il tuo corpo che si sta congelando. Io mi sto congelando qua. Non sento stranamente freddo, ma mi sto congelando. Muoviamoci per favore. C'è la tempesta qui, tanto veloce non possiamo andare. Io faccio una cosa. Per un certo senso ti immoli. Non mi immolo. Aspetta, sto pensando se farla o non farla. Faccio: ma c'è Red, ma non c'è qualcosa di più pesante? Un altro vestito magari? Ma sì. Sono già messo. Se fa schifo non è più pesante. Muoviamoci su. Prendo, cerco di muovermi un po' più veloce per scavalcare un po' la fila, no? Per andare un po' più avanti. Sentite le articolazioni che stanno scricchiolando. Passa lui e si sente. Esatto. Ma è il rumore della tempesta. E... ok, quindi mi date tutti percezione a svantaggio. Yes. 4. Okay. 4 pure io. Okay. Già lo so, già, se volevi con vantaggio 7. Okay. Beh, allora, tanto tutti davanti a voi vedete un'ombra che sembra abbastanza larga, più o meno sembra alta 2 metri e qualcosa, che sembra sia comparsa dal nulla, sarà la poca visibilità. Voi altri che avete fatto quanto, scusate? 4. 7. Allora 2, fai scusa. Ah, 4. Te quanto hai fatto, Jared? 10. Ah, buono, non avete visto un cazzo. Quindi niente, vedete tutta questa grossa ombra davanti a voi, che sembra abbastanza grossa e sembra muoversi. Muoversi? Cazzo, io mi avvicino verso... Un troll! Ci sarà un lato della montagna. Forse sì, forse no, non ci vedi. Mi avvicino dalla parte in cui dovrebbe esserci il lato della montagna e cerco di nascondermi. Ok, tiralo. Beh, tira, intanto alla fine. Ok. Io mi sposto verso destra. Vediamo. Quindi se sì. È quella di Cassandra. Fare o dispari, Cassandra. Pari. Ok, sì, sembra andare nella stessa direzione di Hassan. Jared e Kelt? Voglio provare a nascondermi nella neve. Ti sotterri. Ma sei nero, ma sei nero, sei vestito. Provo di nero. Cioè... Tipo, dove vedo un nascondiglio, ti butto verso il nascondiglio, voglio provare a nascondermi per osservare meglio la situazione. Nella neve. In quello che c'è, che nascondigli vedo? Niente, c'è 4 metri e mezzo di visibilità. Vedi la neve. Vedi Cassandra e Jared che cominciano a correre. Oh, vedo bene tutti loro. Ok. Vabbè. Kelt? Nascondendomi però. Non lo so. L'ombra si sta avvicinando verso di voi. Io...
è molto grossa. Sì. Io cerco... Io sì, no, anche io cerco di nascondermi a questo punto. Cerco di muovermi verso l'esterno dall'ombra. Pari o dispari? Dispari. Ok. Ti provi a nascondere, però dato che non vi siete sincronizzati, ti rendi conto che i tuoi compagni sono andati proprio dalla parte opposta e ti trovi solo in mezzo alla tempesta. Cazzo. Ma e l'ombra la vedo ancora? Sì, la vedi ancora, sembra ancora venire nella tua direzione. E ora senti anche... Voi non la vedete più invece l'ombra. Trovate una parete ghiacciata che si può seguire. Ghiacciata di ghiaccio. No, è di roccia, però ghiacciata. Te, Kelt, senti il rumore di quello che sembra uno. Puoi dare un conoscenza natura se ce l'hai. Se vuoi, se puoi. Fine di merda, dai, fare il mio personaggio. No, allora, il fatto è che io alla fine dico, sto cazzo, qualunque cosa sia, e cerco di... Mi ha affilato un sacco questa lama che poi... Cazzo, sì. No, io a quel punto poso la vecchia in terra. Ah, già, è vero, sei con la vecchia. Eh sì, sono con la vecchia. Poso la vecchia in terra, tiro fuori l'ascia e cerco di fare tipo una specie di urlo di guerra per cercare di intimidirlo. Ok. È l'unica cosa che posso fare, vedrai. Ok. Allora tira intimidire. 20 critico. E come urli, scusa, cosa dici? Cosa urli? Aiuto! No, io proprio faccio il classico urlo. Esatto, il classico urlo proprio. Lui alla fine lui ha fatto tipo più un così. Io glielo faccio però più forte, cercando di far di fargli un po' cagare su, cioè, o almeno. Sì. Te lo fai. E vedi che la figura si ferma davanti a te. E vedi che piano piano tipo, sembra essere ferma. Non sembra muoversi. Non capisci bene cosa sta facendo sotto. Io a questo punto cerco. Mi avvicino. Ok. Che cazzo devo fare, ragazzi? Voi siete andati dall'altra parte. Cioè... Ma lo vedo. Mi accorgo che Kelt non è più con noi. Sì. E sento questo urlo. Data la percezione bassa che avete tirato tutti prima, direi di no. Chiaramente io ho dato tutti sotto al 10. Che ci posso fare? Ma Kelt dov'è? Non lo so, pensavo ci stesse seguendo. Ah, lo vado a ritrovare. Non lo so. Effettivamente non siete stati molto sincronizzati, avete dato un po' a caso per nascondere. Io vado a destra. Vado a destra. E intanto Kelt sente... no, sai che intanto Cassandra e Jorros, vedete che Jared decide di allontanarsi di nuovo. No, gli hai detto, però vedete che si allontana. Gli hai detto, però non hai ascoltato la risposta, quindi e scompare. Ok, ciao Cassandra, almeno rimaniamo insieme. Che facciamo? Le rifugio. E lasciamo loro in balia di quel coso gigante. Ovviamente rischiamo solo di morire tutti. Ovviamente scontate che è terreno difficoltoso, quindi vi muovete particolarmente lenti. E soprattutto Jared. Se riusciamo a trovare il rifugio, poi potremo uscire e cercare di guidarli qua al rifugio. Così ci perderemo solo tutti nella neve. Caga sotto.
Non lo so, non lo so. Secondo me bisognerebbe andare a aiutarli. Lasciarli soli in una tempesta. Magari rimanendo nascosti, ma cercando di avvicinarci. Peccato, rischiamo di rimanere tutti soli nella tempesta. Se Jared non riesce a ritrovare Kelt, poi si perderà da solo. Kelt magari Jared è messo in costruzione. Oh no! Magari Kelt ha già trovato la casa, cioè il rifugio. Ti prego, Jared, non fare meno di 10, ti prego. Direi di aspettare 10 minuti e semmai tornare no. dove prima. Tanto quell'essere sarà passato se Kelt ha trovato il rifugio. Ti chiedo dove sia il prima. Non lo so, dovrebbe essere verso là. Sopravvivenza. Ti aiuto. Un vantaggio. Un vantaggio, meno male. Perché ho tirato 3. 17. Quindi cosa cerchi esattamente? Di orientarmi per capire dov'è che era il punto dove si era prima. Vabbè, vedi che più o meno se dove si sta una parete, no? Se prosegui al lato opposto della parete, più o meno eravate nel punto, però era un po' in mezzo a nulla. Ok. E non sai bene se lui è rimasto lì o no. Però Cassandra, dato che comunque stai aiutando, più o meno che lo aiuti Cassandra, ti rendi conto che comunque la casetta, il rifugio, non deve essere troppo lontano da lì. Beh, il rifugio sembra non troppo distante da qui. Possiamo. A parte no, tu non sai dove. A parte non sai dove è il rifugio. No, io aspetterei qualche minuto e poi andrei a vedere se sono sempre lì. Comunque, Jared, intanto. Non si assaggio a rimanere fermi. Comincia a camminare e senti il tuo corpo che non risponde più. Cioè, tu ti senti bloccato. Così. Sei cosciente. All'aio the mask, no? Tipo così. Esatto. Sei cosciente. Solo che il tuo corpo non risponde. Sei anche in piedi. Vedi, le tue dita effettivamente cominciano ad essere congelate. Ti senti un blocco. Non perdi coscienza, però. Vabbè, tanto ormai. Quanti danni sono? Ah, no, nessuno. Cioè, infiniti. È la sensazione è molto simile a quella del lupo. Un'altra tacchetta? Un'altra tacchetta. Recuperi 3 quarti di punti vita. 3 quarti. Gentile. Però è difficile fare 3 quarti di 17. Prossimo. Cazzo, sì, allora 16 diviso 4 quanto fa? 4 meno 17 meno 4 13 13 punti di vita. Difficile? 13, grazie. 13. Sono quasi full. Però attualmente sei congelato e non ti riesci a muovere. E non riesco nemmeno a parlare, immagino. Senti così. No. Vuoi dire tutto ciò che puoi? No, sei congelato, senti anche la lingua congelata. Riesci a malapena a respirare. E quindi ruolerò questo. Vai, però tieniti fermo, eh. Se togli la mano, muori, eh. Intanto, Kelt, ti avvicini e vedi che davanti a te, piano piano, sembra comparire del pelo bianco. Vedi che è tipo, ti rendi conto subito che è questo orso bianco gigantesco. Vedi che è un po' confuso e appena ti vede vedi che è ancora più confuso. Io provo a detto, tipo, ma che cazzo, provo tipo a non puntare verso di loro, proprio a roteare come per ingrandire la mia persona, lascia, ok? E riprovo a fare un urlo come quello di prima, per fare appunto intimidire dell'orso. Allora ritira di nuovo.
cieco al momento giusto, non devo fare un tiro di merda. E che sono morto, se no. Bene. Sei. L'orso ti guarda, molto confuso, e in realtà non sembra neanche così tanto aggressivo. E tipo ti fa... E vedi che ti fa cenno di seguirlo. Tipo... Io faccio... Cioè, lui mi fa... lui mi fa... Sì. Io gli faccio... Vado a prendere la vecchia... E lo seguo. Tira percezione con svantaggio per trovare la vecchia. No! Cazzo, ho perso la vecchia. No, la percezione normale perché era ferma, quindi... Vabbè, tanto ho fatto 10. Ok, dai, la trovi. La trovi, okay. Che era lì, ferma come era. Okay. Lasciata. La prendo. E seguo l'orso. L'orso ti fa, vedi che... cammina piano, non si gira più verso di te, piano piano vedi che comincia a camminare e comincia a intravedere in realtà a 5 metri invece che a 4 metri e mezzo quelle che sembrano delle luci di una piccola capannina e vedi che loro si è portato a una capannina. Io... E l'orso ti guarda tipo... Ti fa sentire tipo... Grazie. E tipo gli do... Parte il cazzo... Vabbè, io gli do una razione. Lui la guarda e ti fa tipo la zampina, te la mette... non la prende, te la ridà. Tipo... Ah. Quella zana. Preferirai... Preferiresti la carne, lo so, ma non ne ho. E dentro, no, vedi che è un piccolo cottage, molto, sembra che qualcuno ci abiti, molto caldo. Vedi che c'è un fuoco acceso, sì, che ti riscaldi tutto. Ah. Vedi che dentro c'è un tavolo, una cucina, un cucinotto, sembra esserci anche qualcosa di appena cotto. E vedi che tra tutte le cose davanti al fuoco c'è un cagnolino bianco tipo a dormire, che appena entri si alza in piedi e ti guarda. Io sembra tipo uno Shiba. Io poso la vecchia su una sedia che ormai è un ornamento per me, cioè è come se fosse un'arma, cioè io la poso e vado dal cucciolo e faccio ciao bene. Vedi che ti abusa, si fa un po' le feste. Dov'è il tuo padrone? Vedi? Vabbè, e li faccio. E poi mi ci lo faccio. Ma questo sarà meglio fare una scimmia. Gli altri. Dove sono? Tutti gli altri dove sono? E tanto gli altri dove sono? Dove siete? Cosa fate? Sono passati 5 minuti, 5-10 minuti. E come perché... siete a partire prima di 5 minuti? Sì, dove volevate andare? Dai, andiamo a cercare una capannina, la cosa. E poi, da lì torniamo a cercare gli altri, se non sono già arrivati lì. Ma che ho paura che siano in pericolo. Sì, ma anche se li trovassimo, poi come facciamo a tornare... Cioè, dove andiamo? Ci perdiamo di più. È più sicuro trovare la capannina. Non lo so, io andrei a dare un'occhiata per vedere almeno se... Comunque se più o meno hai capito dove eravate prima, Vabbè, allora torniamo verso dove eravamo prima. Ok. Tornate verso dove eravate prima? Però se poi sì. C'è un troll che ci uccide... Scappiamo! L'avevo detto. Mentre andate verso la capannina e cominciate a vedere una figura, più o meno a quanto sei alto, Jared? Non mi ricordo. 1,80 m. 1,80 m, fermo. Te lo dico. Importante. E importante. Vedete questa figura in lontananza di questo uomo, un metro.
somiglia all'altezza di un essere umano. Ferma, completamente ferma. Ok, quello no, non sembra la solita figura di prima, ma forse è bene raggirarlo. Vabbè, ma potrebbe essere Held o Jared. E sta così nel mezzo alla strada, è fermo? Effettivamente è strano. Non lo so. Prova a capire se ci ha visto. Sembra averci notato. Ferma, è completamente ferma. Da quando siete lì, da quando siete lì non si è mossa. Da quando la vedete non si è mossa. Ti dai percezione. È proprio lo svantaggio perché sei in mezzo alla tempesta. 11. Dai, sì, l'hai sentiti. Vabbè, noi però non è che stiamo parlando forte. Vabbè, allora non l'hai sentiti. Giorno non vuole farsi sentire. Comunque devi parlare per forza forte perché sennò non mi sentite. Sì, vabbè, però... sì, ma magari non abbastanza da sovrastare anche per... Dai, l'hai sentiti, via, oh, non prendi il cazzo. Allora dai. Gli parlo nella mente a... Se ci tieni. Ok, magari possiamo avvicinarci un pelino per vedere se lo vediamo meglio. Ma non mi fido. Non lo so. Non mi fido molto. In effetti se fosse uno di loro si starebbe muovendo. Ma anche se fosse uno di noi si starebbe muovendo, Jorros. Ma no, per voi non vi stai muovendo pure. Effettivamente mi stai rendendo conto che siete stati fermi finora. Proviamo a avvicinarci, dai. Sì. Appena. Ok. Vedete una sagoma coperta di neve. Ok, riusciamo a riconoscere... Provo a parlare mentalmente alla sagoma di neve. Jared. No, vabbè, io non posso sentire la risposta, però. Ah, ok, che non gli dici allora? Dico, chi sei? Silenzio. Come fa... Volevo provare a fare dei rumori gutturali, cioè mettere il piatto forte dal... Ce la fai. Non sembra capire la nostra lingua, scappiamo. E glielo dico nella testa a Cassandra. In effetti questi rumori non sono molto rassicuranti. E tanto ti porto indietro. Ok, direi sentiamo la campanella. SOS alfabeto. Non lo conosciamo. Però è una maga, è tutto. L'unica che può tirare sopravvivenza per la capannina è Cassandra, perché lei l'ha vista. Ok, tiro sopravvivenza per la capannina. Sento dentro la capannina, vedi che c'è tipo una torta di carne che è appena stata cotta. Senti l'odore di questa torta, sembra fatta da un cuoco esperto. Senti gli odori di varie spezie che ti entrano nel naso. Sembra molto molto buona. 11 comunque. Io non sai bene. Ti ricordi più o meno dove eravate prima? Sai che più o meno è più avanti, però non riesci bene a capire la direzione. Boh, non lo so, Jorros. Continuiamo ad andare in là. Mi sembra che fosse in là, ma non ne sono sicura. Vedrai sicuramente se ci passiamo davanti, la vediamo. Ok. Io con un po' tipo la bava alla bocca. Sono lì che vado a annusare. Però poi vado dalla vecchia, quindi lascio fare la torta e faccio... Faccia vecchia. Tutto a posto. Sì, frate. Vi tiro un cazzo. Lei io ti guardo tipo... Sì. Cioè... Faceva parecchio freddo là fuori, quasi era è
finalmente ti accorgi che la vecchia è tipo un ghiacciolo. Ok, c'è il fuoco, mi hai detto, no? Sì, sì, sì. La prendo e la porto vicino al fuoco. Ah, peccato. E che piano piano i suoi bracci si sciolgono e torna ad avere dell'articolazione. Il suo braccio si sciolge. Ti rendi conto che quando l'hai messa a sedere era tipo dritta così, sai? E prendo il cagnolino un po' l'annusa e poi si allontana. Prendo la razione che ho tirato fuori per l'orso prima e inizio a mangiare, perché comunque non avevamo ancora mangiato. Il cane comunque si guarda, tipo... Vuoi un pezzo? Di tiro un pezzo, carne secca principalmente. Vedi che la mangia al volo. E intanto io spero che gli altri arrivino presto. E no. Cassandra e Giorgio, se mi tirate in costituzione? Sì. 20 naturale. 19. Ok, fa freddo, però non vi colpisce minimamente. Siete ben coperti e ben tranquilli. E continuano a camminare per un bel po', un'altra mezz'oretta. A questo punto provo anch'io a guardare, cioè, siccome lei mi ha detto che non è più molto sicura, proprio, cioè, mi guardo molto intorno per capire se c'è percezione con svantaggi. Diciotto. Cosa vantaggio? Ho tirato 16 e 17. Ah. Buono. E noti delle lucine più in là, verso la destra. Della luce. Qualcosa di luminoso. Vedo delle luci. Andiamo di là. Ok, penso sia il rifugio allora. Spero. Altrimenti siamo nella merda. Ok, io affretto il passo verso le luci, se riesco a vederle. Vedete che neanche dopo qualche passo, vedete il rifugio. Chiuso, la porta chiusa. Okay. Sembra abitato, sì, bravo. Toc toc. Kel, ti senti bussare. È passato un po' di tempo, è passata una mezz'oretta che sei lì. Spero che siano gli altri. Aiutateci! Vado e apro la porta. Sono Cassandra e Giorgos. Ragazzi! E corre davanti al fuoco. E c'è la vecchietta lì che ti guarda. Salve. Sì. Io senza essermi resa conto che Jared non c'è, inizio a fare... Ragazzi, cavolo, noi ci abbiamo messo tantissimo per arrivare. Inizio a riscaldarmi un po' comunque le mani. Vedi, c'è questo cagnolino che comincia a girarvi intorno, a sniffarvi. Vedi che comincia a fare festa un po' a Cassandra. Un po' di nome le faceva a Kelt. Poi guarda Jorros, lo sniffa un po' e comincia a ringai. Ehi, che c'è cagnolino? Cosa vuoi? Perché non ti piaccio? Bene. E... Jorros, senti le tue voci un po', ti stanno ringhiando il cagnolino. Cosa? Non ci piace quello. E allora li faccio ringhi anch'io il cagnolino. Diventi, mi dire. Quindici. Ok. Vedi il cagnolino si nasconde dentro il tavolo. Stupido. E là, ora che siete dentro, vedete appunto questo bel caminetto. Vedi che è arredata in maniera un po' kitsch, tipo questi tappetini fatti a maglia. Tutto, sembra esserci molte decorazioni fatte con gli uncinetti, tipo, tipo macramè. Vedi che c'è questa tovaglia e sopra c'è questa torta che sembra molto calda e molto appena uscita dal fuoco. Wow, che bella dimora per essere in mezzo alle montagne. Voi ragazzi, come... Kelt, dov'è Jared?
Jared, faccia vedere dove sei. Beh, non è mai stato con me. Ma è venuto a cercarti. Si è allontanato da noi di fretta e furia per cercarti. Questo potrebbe essere un problema. Non è mai arrivato da te? No. Ah. Intanto. Credo che il suo fatto lo guiderà da noi. È il fatto più grande. E a un certo punto vedete che alla porta si spalanca, sentite il freddo rientrare, però ormai siete abbastanza caldi, ed è questo orso bianco vedete la faccia di questo orso bianco e che c'ha tipo un borsello in bocca e tipo vedi che sembra è una vista abbastanza, potrebbe essere anche spaventosa. Sembra che possa passare dalla porta. Assolutamente no. Allora mi sento più al sicuro. Però mi avvicino. Io mi avvicino. Vedi che lui. Vedi che lo piano questo? Piano. Sì. È come se il suo corpo mutasse. E vedete che il pelo praticamente gli cade. E piano piano diventa un umano molto muscoloso. Molto grande. A malapena stavolta ci passa dalla porta. Vedete che è bello piazzato, muscoloso, molto villoso. E vedete questo tizio con capelli biondi, tutti separati verso l'alto. Vedete che prende il borsello, vi guarda, c'ha questa barba bionda sempre folta. Sembra molto chiaramente una persona di qua, comunque del Fjellgard. E vi guarda. Oh, buongiorno! E vedi che chiude la porta e è nudo. Buongiorno! E cerco di guardare in alto. E vedi che lui non è turbato minimamente dal fatto di essere nudo. Mi guarda. Ma non hai freddo? E buongiorno. Vedi che un attimo perde la scintilla iniziale di quando mi ha salutato. No. Grazie per l'aiuto. Vedi che a un certo punto si rende conto di essere nudo, si vedi che si riveste. Cioè vedi che dalla sacchettina che teneva in bocca tira fuori tipo dei pantaloni e se li rimette, però solo quelli. Come, ti ha aiutato lui? Sì, l'ombra che abbiamo visto non era un troll. Era come ti chiami? Vedi che lui veramente ti stava lasciando parlare. Era tipo così, però poi vedi che ti stava insieme facendo. Io sono Thorvald. E questa è casa tua? Sì. Vedi che il cagnolino esce dal sotto il tavolo e comincia a fargli le feste. Grazie per ospitarci. Ok. È proprio una bella casa. Grazie. Vedi che ti metti nelle montagne. Vedi che un attimo fa tipo uno sguardo verso fuori. È chiaramente sotto pressione. Ma no, non voglio metterti sotto pressione. E si avvicina al tavolo, prende la torta che aveva preparato. Volete un pezzo di torta? E ve la, senza dire niente, ve la avvicina così, mostrandovi il vassoio. Oh, grazie. Grazie. Assaggio. Però Thorvald, eravamo in quattro e uno di noi mi sa che è ancora sperduto nella bufera. Per favore, potresti aiutarci? Io non ho idea di dove andare, non vedo niente. Sì, tempesta. Ok, io non so se è vivo. Ho
alla pelle dura. Ma la vecchina sta bene? Sì, la vecchina fa così di solito. È sempre strana. Sì. Con questo sguardo malefico. È solo... io ho bisogno di un po' di tempo per riposare prima di diventare di nuovo come prima. Lì guarda per terra tipo come se non volesse guardare i vostri occhi. Beh, non ti posso chiedere di più, però il nostro compagno potrebbe non arrivare al tempo necessario che ti serve per ritrasformarti. Ma senza la pelliccia è difficile. Possiamo riprovarci noi. Posso dargli una coperta, forse, se vi serve. Sicuramente una coperta in più potrebbe farci comodo. Se vogliamo ritornare fuori a cercare Jared. Tempesta non durerà tanto ancora. Ah no? Vedi che lui sta ancora aspettando che voi tutti prendiate un pezzo. Vedi che guarda la torta. Ok, io avvicino la mano e prendo un pezzo. Se è tagliata. Sì, è tagliata. Sembra fosse stata pretagliata. Allora la prendo anch'io. Ok. La mangio anche con abbastanza foga, perché confronto alle razioni è tipo... Sì, sì, è buonissima, è tipo carne di cervo. È tipo godurioso. Buonissima. E vedi solo dopo che anche te lo prendi, Giorgio? Io sì, l'ho già detto, lo prendevo. Ah. E vedi che solo dopo tutti che l'hanno preso lo prende anche lui. Anche lui se lo mangia tipo con un boccone. Sembra avvelenato. No, sembra molto carne decente. Ah, lo mangio. Mi rendete conto che più o meno un boccone suo è tipo... Probabilmente quella torta potrebbe essere il suo antipasto. Se aspettate una... 20 minuti... vado io. Va bene, dai. Penso che una mezz'ora possa resistere. Un'altra cosa. Il tempo che impieghiamo noi per trovarlo. Esatto. Penso sia più cioè, quanto tempo trovarlo. È passato da quando ci siamo persi di vista? Già una quarantina di minuti. Se non di più. Beh, noi ci abbiamo messo un bel po' a trovare la sì, capanna. Sì, perché altro comunque è un po' che sei in questa capanna riscaldata, sei anche bello caldo ormai. Anche la vecchietta ormai, vedi che la vecchietta brucia. È tipo così ferma che brucia. Allora continuiamo a usarla come fuoco. Voi, te, Cassandra e Giorgio, se vi siete tolti per caso il giaccone? No, io c'ho ancora freddo. Ah, e ancora no. Ok. Mi tieni in alta costituzione. Vado da Giorgio, che pensa alla fine sia quello che c'ha la, tra virgolette, la mia stessa statura. Tra virgolette, molte virgolette, direi. Sì, sì. Però comunque, quanto sei alto? Magari è cool. Io sono alto 1,80 m. Te, Cassandra? Sono alto 1,67 m. A me mi sta come t-shirt la tua giacca, diciamo. Oh, ma se la vuoi, io te la presto. D'accordo. Ti faccio, Jorros. Non resisterà così tanto,
devo andare a cercare. Io sono più ambientato e ho sono più tranquillo di voi in questo momento. Quella mia ciacca? Sì. Tieni. Me la metto chiaramente sulle spalle perché non mi sta. Ok. Il tizio ti guarda. Vuoi una coperta? No, basta questo. Magari potrebbe servire per Jared. Okay. Magari guardatela dietro. Va bene. E vedi che lui tipo da una cassa. Che poi questa coperta. No, questa coperta fatta tutta a mano, come se fossero tanti quadrini, vedi, ci sono tutti questi disegnini pucciosi, tipo, vabbè, poi tipo, non so, animaletti, tutti ricamati a mano. Io la guardo un attimo, del tipo... Vedi che tipo lui è rosso mentre se la dà, se ne, cioè, inizialmente te la dà normalmente e poi la guarda, mette un po' rosso e ti... La guardo un po' stranito, perché chiaramente non mi aspettavo una coperta del genere, da un tizio rude così. Vabbè, la casa è molto da questa casa. Sì, da tutte le decorazioni. Ma è la persona che non sta in questa casa, però, cioè, di base. Effettivamente vedete che un po' ci sbatte una testa. me la metto sulla spalla così e faccio. Vado. E senza dire niente, parto. Anzi, mi giro l'ultima. Prima proprio mentre sto per aprire la porta e faccio. Dove l'avete visto l'ultima volta? Almeno stava venendo a riscontrare te che non si sapeva dove eri. E siamo partiti da dove eravamo prima. Però non so se te lo ricordi. Io me lo ricordo. Sono viva. Yes. 20. Ok, dove vado? Era di là, in quella direzione. Chiudo la porta e vado. Prima. Ok. Io provo a entrare negli occhi di Orione a cercare se trovo Jared. E Orione attualmente, se è dentro la tempesta, probabilmente muore, eh? Sì, sì, giusto per darti un'idea, okay, di quanto potrebbe campare un uccello dentro una tempesta. Ok, allora lo evoco dentro la cosa. Cuccia polare. Sulla spalla. E inizia a carezzarlo. Ciao, tranquillo. Adesso siamo al caldo. Ciao, Ione. Ti guarda male. Perché tutti gli animali ce l'hanno con me? Comunque vedi che ti rendi conto che c'è il cane che appena ti mette accanto al fuoco era anche lui davanti al fuoco e ti guarda tipo, ti mostra i denti di nuovo. E tipo c'è il cane, c'è la vecchietta e ci siete e c'è il cane che ti riglia. E la vecchietta ci divide. La vecchietta è tipo così. Cane. Che si affaccia dalla vecchietta. E vedi lo guardo, signore... lo guardo. Dai, briciola. Calma. Briciola. Un uomo enorme si trasforma in un orso e chiama lui il cane briciola. Briciolina. Appunto perché è piccolino. È vero, sì, effettivamente. Io inizio anche a fare un po' di carezze a briciola, però dopo poco Orione inizia a essere geloso e quindi devo smettere. Ok, a briciola piace. E dopo un po' te ti senti uno schianto dietro la schiena. Giorgio, se vedi il tizio si è messo anche lui davanti al fuoco dietro di te. E tipo, cerca di non guardarti, guarda direttamente il fuoco. Ok. E tipo, letteralmente vedi i bracci muscolosi sopra la tela vecchina che stanno... E copre tutte e due. Esatto. Io sto lì un po' a disagio. Volete qualcosa da bere? Magari un po' di birra, se ce l'hai. Sì, hai qualcosa di alcolico? E vedi che si alza, va a ravanare dentro la cassa. Vedi che c'è questa cassa bella grossa. Mi sento più a mio agio. Intanto, tirami sopravvivenza con vantaggio, Kelt.
20 naturale. Okay. Tranquillamente riesci a più o meno a tornare, ti rendi conto più o meno di tornare su tutti i passi e più o meno cercando di capire dove potrebbe essere Jared, vedi questa figura ferma nella tempesta, congelata, piena di neve, più o meno dove più o meno immaginavi che potrebbe essere. Ok, io cerco di tipo, non so, levare un po' la neve per vedere la faccia, perché comunque è umanoide, no? Sì. E vedi Jared. Io sono cosciente. Sì, vedi. Che tristezza. E mi metto la coperta addosso e lo tiro su. E senti che è congelato. Vedi che è congelato al terreno. E ti provo a tirare poi su e senti che c'è resistenza. Stacca i piedi. Beh, al massimo, se è proprio lì si stacca le scarpe, no? Io tiro con forza. No! Ti rendo, tira di costituzione. Si spezza. C'è là, fatti un altro personaggio. Tesoro. Costituzione. Cella, ti prego, non fare un tiro di che ti tira e senti le tue articolazioni che vengono allungate. 6. Senti che le tue articolazioni si stanno spezzando. Però Kent, te lo senti. Stai facendo del male a Jared. Senti proprio i piedi, le gambe che rimangono sotto, ma il corpo che sta andando sopra. Mi fermo. Non l'hai spaccato a metà, però vedi che non sta andando bene. Quindi mi accascio un po', insomma, ai piedi e cerco di tipo scavare un minimo, tipo comunque c'ho i guanti, scavo sotto i piedi per cercare di un minimo smuoverlo. Ok, ci metti un po', vedrai. Ci metti un po' e mi devi tirare costituzione con vantaggio perché sei tutto bello in baldano. Ok, 22. Ok, comincia a farti freddo. Te già Jared ormai sei oltre il limite della sopportazione. Però riesci a staccargli per terra e a togliere tutto quello. Cioè, insomma, riesci a renderlo una figura mobile. Senti quanti danni c'ho addosso. Ah, sì, aspettate. Attualmente hai 2 danni alla costituzione. Ah no, non ci sono i danni alle statistiche. Quinta no. Hai il totale dei punti di vita ridotto. Di quanto? Di 5. Porca droga. È un livello in meno praticamente. Va bene. Ok. E cerco a questo punto una volta. Ovviamente hai le gambe, le articolazioni dei ginocchi completamente spaccate. Sì, vabbè, non avevo dubbi. E quindi non cammina. Beh, attualmente è congelato, quindi okay. Non cammina. Va bene, lo tiro su e torno appunto da dove sono venuto. Ok. Ce la fai tranquillamente. Arrivi di nuovo al cottage. Quanto è passato? Sarà passato 45 minuti tutti. No, dai, mezz'ora. No, dai, 45 minuti. Sei sicuro? Sì. Non so se volevate fare qualcuno, dovete uscire anche voi prima dei 45 minuti. No. Al massimo il tipo. Sì, effettivamente. Vabbè, vedi che quando Thorvald. Vedi che comunque vedi che si riprepara, apre la porta e c'è Kelt che è tornato con una statua di Jared che ora vi ricordate assomiglia molto alla statua che ho incontrato tempo fa, no, in mezzo alla tempesta. Oh, ciao ragazzi. Ok, io corro verso la porta e cerco di aiutare Kelt a tirare dentro la statua.
ghiaccio e a posizionarla vicino al fuoco. Cassandra, la statua mi ricorda qualcosa. Mi ricorda qualcosa anche a me. Che cretini, non ci siamo neanche avvicinati. Vedi che il tizio comunque lo prende anche lui molto delicatamente e lo mette. Toglietevi tutto, e anche la vecchina tipo la alza di peso, la mette su una seggiola e mette Jared davanti al fuoco. Beh, ci siamo avvicinati, solo ha iniziato a fare strani rumori. Mi sembrava minaccioso. Ma Kelt, ma l'hai trovato nel mezzo al niente, fermo? Beh, sì. Ah no, comunque Jared, stavo scherzando, non hai punti vita ridotti di 5, dai. Poi quando ti scongeli succede, sentirai cos'hai. Forse era meglio averli ridotti. Tanto già non le cura punti vita, quindi più o meno è come se ci avessi già ridotto. Quanti danni c'ho addosso? Ma in realtà zero. Però diciamo... vabbè, dai, facciamo dei danni... Quindi, quanto hai di forza, Kelt? 16. Allora hai 6 danni. Cavolo, e pensare che l'avevamo visto anche noi. L'avevate visto? Abbiamo visto una figura immobile. Esatto, abbiamo provato a raggiungervi, ma a un certo punto abbiamo visto questa figura immobile che ha iniziato a fare versi strani, a grugnire, e pensavamo non... insomma, un essere che grugnisce non è che ci è sembrato molto sicuro avvicinarsi. Soprattutto perché era in piedi. Fosse stato qualcosa di... cioè, tipo, a terra, poteva essere un ferito, invece in quel caso era molto strano. Mentre parlate sentite tipo il signore che sta singhiozzando. Che cos'ha Thorvard? È morto. Il nostro amico? Lo vedete com'è? È blu. Okay, mi avvicino per vedere se è morto, perché in effetti non abbiamo guardato se è morto. Tira la medicina. Io sono... parlare. No, c'è ancora con... ti vuole un po' per scongelarti. No, posso fare... 17. Io sono... però per fare. È vero, puoi fare... Vedi che il tizio un attimo... È uno zombie! È uno zombie! Uccidetelo! Vai. No. Allora, a parte il fatto che urla... sembra un cadavere. Non riesco a spiegarmi perché è ancora vivo, com'è possibile? Ed dopo... il tizio comincia a riscaldare dell'acqua in un bollitore. Infatti dovrebbe essere una statua di ghiaccio. Anche perché noi l'abbiamo visto mentre era già immobile, quindi era già una statua di ghiaccio quando l'abbiamo incontrato noi. Quindi è passata tipo un'ora. Tipo un'ora e mezzo. Mezzo prima, no? E vabbè, dopo un po' vedi che il tizio incomincia a riscaldare dell'acqua e piano piano incomincia a riscaldarti con l'acqua calda. Mai c'è lui. Non si scoppia per, non scoppia per lo shock termico. È vero. Io sono molto... Se butti ghiaccio nell'acqua bollente si creva tutto. È vero. Io sono molto, molto incazzato con Cassandra e Jorros. Chiaramente. Cioè mi metto a sedere a affilare la mia ascia. Ok, no, non gli mette l'acqua bollente. Lo riscalda con la coperta. Che hai, Kelt? Come mai ti sei messo zitto da una parte? Vai a vedere come sta Jared. Lasciami fare. Vedi che il cagnolino ti fissa. Vedi che il cagnolino ti fissa dritto. L'ho visto, sembra vivo. Non si sa com'è possibile, ma sembra vivo. Ha grugnito. Piano piano ti riprendi, Se quello. Se quello è grugnire. Io ho dovuto salvare nuovamente Jared.
E voi l'avete lasciato lì? No, noi non l'abbiamo lasciato lì, noi non ci siamo accorti che era lui. Vi siete avvicinati. Ma vai a pensare che un essere che grugnisce è un nostro compagno che è diventato una statua di ghiaccio. Io mi alzo, batto forte il pugno sul tavolo e faccio tipo: ma vedi, non grugnisce, cazzo! Stava semplicemente chiedendo aiuto. E come potevamo saperlo noi? Come potevamo saperlo? C'era un essere che sembrava un troll. Lui. E inizio a arrabbiarmi e inizio a vedere che sotto il vestito c'è qualcosa che si muove, sbatacchia. Probabilmente anche si vede anche un po' della coda. Quando dici troll senti lui, scusate. Io, cioè, vedi, chiaramente tipo mi sto fortemente incazzando, quindi tipo... E mi allontano dalla discussione. Cioè, tipo, il tizio ti guarda in silenzio, tipo... Non ti dico che... Cioè, comunque mi si stanno gonfiando le vene, tipo, dei bracci. Molto, inizia... E il tizio... Basta. Vuoi un pezzo di carne? Grazie. A chi la offre? A tutte e due, tipo dove la metto in mezzo. Ok, anch'io prendo un pezzo di carne e mi allontano da Kelt incazzata. E a quel punto anche lui prende un pezzo di carne. E mentre tipo se ne va, faccio siete soltanto dei fifoni. E cerco di. E continuo a fare quello che stavo facendo prima. Che lascia il classic mood di esatto. Cioè, io ho un ascia che il mio padre taglia un capello. Boia, cioè... Io l'ho sentito. Ma da un po' pezzo da finale la finisci. Sì, me l'ha detto. Penso abbia detto ad alta voce. Sì, l'ho detto ad alta voce. Ok, ti ignoro comunque. Vabbè, è importante sapere. E in questo silenzio imbarazzante, di sicuro. Thorvald non dice niente. Io controllo se ho ancora del formaggio nelle tasche. No. Ma è finito il formaggio nelle tasche. Mette le mani nelle tasche, finito. Finito. Sgozza. E dopo un po', dopo una mezz'oretta al caldo, vedi che anche Jared si riprende. E hai un dolore incredibile. No, in realtà neanche incredibile. Però senti un dolorino alle gambe. Me le guardo. Sei più alto di 10 cm. Allora, vedi che le puoi muovere. Okay. Però quando ci metti il peso, vedi che un po' incominciano a tremare. Riesci a rialzarti. Però è la velocità dimezzata. Ah. Senti che i tuoi legamenti non sono molto stabili e quindi un po' ti blocca il movimento. Cioè, insomma, c'è le ginocchia che fanno Giacomo. Che citazione. Se non lo sapete, è quando le ginocchia fanno così. Trema. Giacomo. Che nessuno sa da cosa nasce. Trema ne ceda. Provo a rialzarmi, ma... Ce la fai, no, solo mi ributto su quello che ero prima. E vedi che il tizio fa, no, calmo. Prendi un pezzo di carne. Sei tipo dentro questa coperta tipo un bambino, no? E vedi che c'è il signore che ti sta tipo accarezzando la testa, questo uomo petto nudo, villoso, biondo, barba e capelli tutti... Calmo. È tipo molto grosso comunque, c'è cioè, queste mani gigantesche. E vedi che ti dà un pezzo di carne. Cioè tipo un pezzo di torta di carne, da tipo così. Te sei tipo. Ovviamente ti sta cullando. L'hai visto finora, lui. Solo che ora puoi reagire. Grazie. Su. Mangia. Io annuso e cerco di capire se c'è qualcosa di strano nella carne. Non c'è niente di strano, è carne di cervo. E la mangio mundannato. Ok. È buonina, buona, speziale. E vedi che il signore la dà e poi si allontana.
tipo si mette anche lui a guerra, si mette a guerra di fuoco. Tutto un alone di silenzio, c'è cioè una casetta. Sì. Cioè, per te no, Giorgio, ovviamente. Per te senti le tue voci imparanoiate per il cagnolino. Ci vuole ammazzare! Cioè forse ci vuole uccidere! Non ti fidare, Jarros, non ti fidare! Non credo che se ne sia in grado. Difenditi prima che ti che sia lui ad agire! Potrebbe avere un coltello! Guarda le tasche, guarda le tasche! Ha un coltello, sono sicuro! Non ha le tasche! Siamo sicuri, e lui ha un coltello! Ci vuole uccidere! Anche noi abbiamo un coltello! Tranquillo! Non gli voltare le spalle, non gliele voltare! Non gliele volto. Tengo contatto visivo con il cane. Il cane vedi che intanto è silenzioso, sta lì a farsi cazzo, poi ti guarda, ti ringhia. Spalle al muro. Così siamo protetti per attacchi alle spalle. E niente, quindi... Ah, e come posso chiamarti? Un'abbreviazione. Ma che dici? A te. Ti ho detto il mio nome. Sì, ma posso chiamarti Amico. Amico. Amico mi piace. Ehi, amico. Giorgio che mi dacchia da solo. Come ti posso chiamare? Amico. Amico, sì. Amico mi piace. Compagno. Che ne pensi di Zo? No. Non mi chiamare per nome, mi chiamare amico. Più da amici, no? Anche un soprannome è da amici. Però ti posso chiamare amico. Ti vuoi anche bello se vuoi, o Roccia. Roccia. Ti chiamerò Roccia. Uè, però devi dire sempre così, eh? Uè, Roccia! 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 Il tizio, vedi, il signore vedi che ti guarda tipo un po' e vedi che ti sto io, cioè non riesci a guardarti, il cane ti ringhia per tutto il tempo mentre fai questa cosa. Anche, e vedi che comunque c'è anche la vecchietta che ti sta fissando, perché c'erano tutti con me, probabilmente anche gli altri se ti stanno sentendo. Penso a me non me ne frega un cazzo, okay. Io vado, provo dal, dopo un pochino che sono così finisco di mangiare e vado da, cerco di alzare piano piano e vado da Kelly. Calte lì che fila lascia. Mi avvicino. Mi vado vicino all'orecchio in modo tale che non mi possano sentire gli altri. E gli faccio. Ah sì, un giro letto, no. E gli faccio. Ti devo la vita, ancora. Quanto siamo? E... È successo. Di nuovo. Stessa cosa di ieri sera. Cioè, sei morto. Esatto. Anche se non so più come amarla. Non mi devi ringraziare. Anche tutta questa situazione non sento. Non sento freddo, non sento dolore, non sento più niente. Beh, guarda come è la vecchia. Spero la vecchia, sto guardando gioco, Steve. Spero per te che non diventerai così. Sono nell'angolo così. Beh, mi sto camuflando velocemente. Credi? E faccio tipo una risata, tipo da segnare. Devi stare più attento. Probabilmente ora sei... Che colorito ha? È un colorito molto più... A parte vabbè che chiaramente è più pallido anche per un fattore che è, praticamente si è scongelato. Allora, rispetto a come era prima, è più chiaro. Però è più chiaro anche di carnagione proprio? Sì, sì. Sei pallido. Non è come la vecchietta, eh? No, vabbè. Però, sì. Insomma, rispetto a prima, già che era un elfo non aiuta.
Beh, guarda lei, diventerò così. Sono venuto, mi sono distaccato dal gruppo, ho detto agli altri che sarei venuto a cercare, ma sono rimasto bloccato nella neve. Così, mi sono sentito a un certo punto gelare e bloccare. Durante la traversata ho sentito dei dolori, cioè le articolazioni non si muovevano più come dovevano, ma nessun dolore. È come quando hai la mano intorpidita dal freddo e la metti sul fuoco, non senti il calore. Beh, io provo a tipo avvicinati quegli altri, non sono riuscito a farmi riconoscere, non lo so più come fare, ma forse era il mio destino. Beh, il tuo, se era il tuo destino o no non lo so, però stai andando incontro a qualcosa di peggio di quello che dicevi, e contro la morte, e sicuramente quei fifoni che ti hanno lasciato lì sotto la neve hanno accelerato la tua trasformazione. Stavo parlando pianissimo, cioè io sto parlando pianissimo, poi non so se... Sì, anch'io. La voce. Ehi, ti sta dando del fifone. Attento. Io non sento niente. Non sono qua per dare giudizi. Sicuramente... Certo, vedete che il tizio, neanche se ve ne rendete conto, è lì davanti a voi. Sempre col solito vassoio, tipo gli ultimi tre pezzi di candy torta. Perché è un venditore comunque questo. È fredda, ma è ancora buona. Grazie, ma sono a posto. E vi dici se ne mangi un pezzo di... Sì, tutto ok, signori? Sì, ma... Come stai, Elfetto? E ti mette una mano sulla testa, tipo... Quindi che ti prende tutta la testa con la mano. Io sono meglio, grazie. Vuoi qualcosa? Anche a te. Vuoi qualcosa da bere? Fai qualcosa di forte. Stavo guardando prima, ho trovato della grappa. Beh, forse potrebbe aiutare. Vado a prendere i bicchierini. Grazie. E vedi che va a prendere i bicchierini da questo mobile molto 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 kitsch. Rosa. Tipo rosa. No, tipo da casa della nonna, solo rosa e a pua. Madonna mia. Probabilmente dipinto a mano. Bello. Wow. Un amore. Beh, io mi giro, continuo a parlare con Kelt e faccio... Beh... Il destino gioca tutti scherzi, no? Io che dicevo sempre che non bisogna avere paura della morte, e invece esiste qualcosa di peggio. Beh. Bevete. No, io gli faccio... Io bevo. No, con la testa gli faccio... No, bevo. Grazie. C'è anche un altro bicchierino di health? Ce ne sono uno per ognuno, in realtà. Bevo anche quello di health. Ma non lo bevo io, Dai, basta. Riposatevi. E vedi che lui porta un bicchierino anche a voi due, Cassandra e Jonas. Oh, grazie. Grazie. In realtà ce n'è anche uno per la vecchietta, glielo mette davanti, la vecchietta è così. Il bicchiere. Lui aspetta che la vecchietta prenda il bicchiere, ma la vecchietta non risponde. Si quella giusta. Signora. Allora vado lì. Signorina. La vecchietta non risponde molto, dobbiamo ancora capire che problema abbia. Prendo io il suo.
E l'altro me lo bevo. È un grappino abbastanza potente. Molto buono. Chi ne ha tirati due mi tira questa illusione. Vai. Ora 22. 20 naturale. 11. Vabbè, cazzo, cioè, a te tu tiri a costituzione dell'alcol. A te questo è al ticcio. Te al ticcio. Giorgio. Tipo 99 gradi di grappa. Che è? T'ha bruciato. T'ha bruciato lo stomaco. Minchia, sera morti. È diventato siciliano insieme. Minchia. Giorgio, concentrati. Concentrati. Non abbassare la guardia contro il cagnolino. Quello è una bestia. Fissalo. Non lasciatelo scappare. Fisso, fisso tutti e tre i cagnolini. Perché... ragazzi, cosa fate? Cioè, io, senso... sì, esatto, io dicevo l'ultima frase, già lei facevo comunque, devi cercare di stare più attento, dato che i guai a quanto pare ti cercano e tu molte volte non rispondi. Per come dovresti. Beh, cercavo di salvarti la vita. Comunque, Jared, come fai a essere ancora? Stai zitto, mi giro incazzato come una iena e dico: stai zitto. No, zitto, e mi rigiro verso Hef e gli faccio: Charles, Charles, lascia stare, ti vendicherai presto. E faccio. Okay. Comunque... ricordatelo, però, ricordatelo. Ti ha fatto un male inspiegabile in questo momento. Come ti ha permesso di trattarti in quel modo? Come? Ricordatelo per sempre. Segnatelo. Scrivilo sulla pelle. Jared, ti ha trattato male oggi. Scrivilo sul taccuino. Fammi contare. Parlo per con Kelt e faccio. Comunque, in queste condizioni, credo di essere un peso. E basta. Sicuramente ci vorranno dei giorni per recuperare la forma, se mai la recupererò. Intanto riposiamo e guardiamo come stai domani. Sì. Beh, pure poi, cioè, poi mi avvicino verso Joldros e faccio niente di personale, scusami. Lo vedi un po' alticcio, eh? Stavo per scrivere qualcosa sul mio libro. Ti sta prendendo in giro, Giorgio. In realtà stavo scelta. Non lo ascoltare. Te castando andando tutto ciò, cosa stai facendo mentre sei dentro? Io mi sono messa in un angolino con le spalle girate contro gli altri, che sto per i cazzi mia a pensare agli affari miei. A un certo punto tiro fuori la lettera, quella che mi ha dato il mio maestro, la guardo senza aprirla perché ancora non l'ho mai aperta e la rimetto via. Basta. Okay. Faccio niente, sto lì fermo a pensare. Il tizio di tanto te ne accorgi che comunque ti guarda, però ogni volta che lo guardi lui ti togli subito lo sguardo. Come hai fatto, Jared, a sopravvivere? Eri una statua di ghiaccio. Beh, io sono andato in camera. Vabbè, davanti a me te l'ho detto. In camera? Che camera? Sto andando di là. Io non c'è un di là, è un monolocale. C'è un lettino tipo, se vuoi lì. Torno indietro, allora faccio il giro e torno indietro. Che devo fare? Io mi hai detto, ho capito male. Beh, niente. Torno indietro. Là, siamo tutti lì. C'è un monologale, c'è una stanzina, c'è un tavolo, c'è un letto, c'è uno sgabuzzino. Io un in queste cose non ci do. Non c'è il letto, c'è tipo la cuccia per il cane. Un lettone che sembra del tizio. Anche e tipo lui è lì a sedere. Insomma. Mi metto a dormire sul suo letto. Era quello. Cioè, dove cazzo ero? Davanti al fuoco, metto lì e dormo. Ok, io faccio. Vado da Thorvard. Thorvard, ma non nei nomi, ragazzi. E da Thorvard e gli faccio: possiamo riposare qui? Sì. Puoi usare anche il tuo letto. No, no.
non ti disturberemo di più. Basta soltanto un posto caldo per far riposare il nostro compagno. Tra poco finirà la tempesta e ripartiremo. Grazie per l'aiuto. E mi appisolo, faccio un riposo breve. Ok. Voi altri? Anche voi fate riposo breve? Voglio farlo lungo. Lungo? Sempre è pomeriggio, eh. Ah, è vero. Anche io faccio un riposo breve, sì. Però siamo stanchi, eh. Vabbè, sì, ma abbiamo dormito tipo 7 ore fa. Non puoi ancora farlo riposo lungo. Cioè, boh, 7, no, to, fai 8-9 ore fa. Vabbè, allora non faccio nulla. Io faccio un riposo breve, ma lo posso. Tiro? Assolutamente no. Cioè, mi riposo, però non è che può. Riposo, non recuperi più di tanto schiatti. Che te ne frega? Peggio, Red, fatti dare la boccia e ubriarvi. È l'unica cosa che puoi fare. Almeno con la grappa stai caldo. Ok, e io direi che si può, se non vogliono fare qualcosa durante l'ora in cui si fa il riposo breve. Cioè, dopo un'ora è passata la tempesta. Sì, dopo un'ora vedi che effettivamente la tempesta comincia a essere molto meno forte. Essere vento e basta. Ok. È finita la tempesta. Dopo un'ora è finita la tempesta. Beh, come ti ho già detto prima, è stato un piacere conoscerti e grazie. Vedi che... Ma quindi, cioè, cosa state facendo esattamente? Si è passato un'ora? No, io sono lì, mi sono messo su un po' accanto al fuoco, su una sedia semplicemente, ma niente di che. A pensare un po', a pensare a quello che è successo, a quello che sta succedendo. Ok. Lui è lì e vi fissa, sperando che voi parliate al posto suo. Mi è passata la spronza. Ma sì, dai. Grappa forte ma veloce. Fulmine. Ti sta un po' passando ancora, dai. Un po' c'è ancora qualcosa. Jared, come stai? Faccio. E mi giro dall'altra parte a dormire. Permalosoni. Non è un permaloso. Sto scherzando, dai. È normale, Jared. Su, dobbiamo andare. Mi faccio per mettere la giacca e aprire la porta. Vedi che comincia a esserci solo vento, non vedi più tempesta. Dobbiamo proseguire ora che la tempesta si è placata. State attenti che il passo è molto lungo. In che senso? È un paio di giorni dall'altra parte. Torvald, un'ultima domanda. Te quanto sai di queste montagne? Ci abito. Ma sai anche di qualche insediamento nanico? Ah sì, c'è una città. E dove? Oltre il passo. Bene. Grazie mille. Allontana. Beh, piano piano ci arriveremo. Avete un posto dove dormire la notte?
No. No. Avete abiti adatti? No. A tempeste? Beh, per le tempeste... Assolutamente no. Per le tempeste no. Vi state suicidando? Assolutamente no. O sì. Beh, non abbiamo altra scelta però. E come potremmo fare? Hai qualche idea? Non asciuga che è stata migliore? Perché dovete andare dai nani? Perché ci possono aiutare in quello che dobbiamo fare. Qualcosa dovete fare? Sempre, vedi che fa le domande sempre guardando per terra. Dobbiamo ritrovare una persona rapita dai troll. Ok. Briciola. Cane. Uff uff. Compagnali. Uff. Uff. Sempre guardando Jorros. Chi ci deve accompagnare? Seguite Briciola. Grazie. E apro la porta. Ok, vedi che la tempesta è passata. E Briciola vedi che esce subito di corsa. E vi aspetta fuori tipo molto saltellante. Io esco. Tutti vedete che Jared sta un po' tremolando con le gambe ancora. No, io sono sul divano ancora. Ah, per terra. Per terra. Sul tappetino. Fatto in macramè. Bellino. Ok, io mi alzo, mi rimetto il giaccone. Anch'io. Vado da Thorvard e gli faccio grazie per la disponibilità. Per averci aiutato. Ok. E vado verso fuori. Ok. Grazie per averci aiutato. Mm-hmm. Per non averci avvelenato. Va bene. Jared è rimasto dentro ancora. Vedi che è lì a sedere dentro. Oh. Tipo davanti al fuoco. Così. Faccio. Insieme alla vecchina, tra l'altro. Ah, esatto, infatti. Sono uscito, faccio. Ah già. Rientro dentro. Jared, prendo la vecchina. Prendo la vecchia. Poi vedo Jared e faccio. Dai, andiamo. Sarei un peso per voi, lo sai. Non mai. Non credo di poter attraversare il passo in queste condizioni. Segui Briciola. Ma lo vedi, non riesco a camminare. Vedi che ti prova ad alzare. Vabbè, mi alzo tranquillamente. Ma... Ok, se ti fai alzare, vedi che ti prova a mettere in piedi. Caballo come un vecchio di merda, cioè. Vedi che va a cercare nella sua cesta. Nella sua nella sua cesta. E ti dà un bastone. Vedi che è questo bastone molto, molto bello. Amore. Vedi che c'è tipo anche una zona gemma. No, vieni. Basterà un ramo più lungo, no, davvero. Tieni. Vedi che è comunque di un legno abbastanza pregiato. Che è nocciolo? Sì, nocciolo. Ci sono intagliati coniglietti. Gli orsi. Il nocciolo è il bastone perfetto. È il legno perfetto per fare bastone. È un bastone di nocciolo. Però. Contrario di tutta la casa, non è tutto cuccioso, vedi che è proprio un bastone selvaggio, questo orso, cioè questo orso incazzato sul manico. Ha un po' di problemi di personalità questo tizio. Forse era prima di cambiare. Vedi che ci sono varie rune di sopra e qualche simbolo che sembra tipo degli stemmi. Sarà di mio nome. Lo riporterò. Andiamo. Non ti preoccupare. Torvar, ti devo la vita. Va bene.
dammela. Va bene. Dai. Ok. E usciamo tutte e due, immagino. Sì, sì. E c'è il cagnolino che lì è tipo che si sta leccando come un gatto. Benissimo. Così per chi andrà. Facci strada. E vedi che comincia a correre. E poi corre avanti, si ferma, mi guarda indietro, aspetta. Corre avanti, si ferma, mi guarda indietro e continua così per un po'. Io vado a metà del movimento. Sì, sì. E vedete che gli fa, non mi fa andare avanti, anzi mi fa tornare indietro. Lo seguite lo stesso? Sì. Ok. Vedete che non siete tanto distanti da dove siete partiti. E vedete che lui comincia a prendere una piccola stradina che sembra andare in discesa, come se ci fosse una specie di crepaccio. Tu entrassi dentro un crepaccio. Lo seguo. Sì, sì, io mi fido. Seguiamo. E arrivate piano piano, cominciate anche, state già un pochino più dentro a questo crepaccio, comincia a esserci appunto essere bui, cioè comunque non essere più alla luce del cielo, che comincia a farsi sera. Vedete che incominciate a vedere in lontananza quelle che sembrano due torce e un altarino. E il percorso sembra finire lì. Vedete che sull'altarino c'è quello che sembra un cagnolino, molto simile a quello che hai visto te, Giorgio, tra l'altro. Quindi questo è sempre uno Shiba, è diverso dalla briciola, è più grande ovviamente, e vedi che c'ha questo, la zampa alzata e lo sguardo fiero, come se guardasse verso in avanti. E davanti vedi che c'è un altarino dove probabilmente ci andavano messe delle offerte. E invece vedi la briciola che vi fa il segno tipo vi indica l'altarino. Che dobbiamo farci? Io tipo, ogni volta che parli ti ringhi a te comunque. Io provo a mettere, c'è proprio un piattino appunto per le offerte. Sì. Provo a metterci, beh, alla fine una razione. Ok. Relazioni, azione, la moneta di scambio. Ok, io mi avvicino all'altarino e provo a esaminare un po' il piatto e la statuetta. Ok, tira a indagare. 20. Ok, vabbè, vedi che è un altarino, vedi che ci sono varie iscrizioni di rune che non conosci molto bene. Sembrano un linguaggio antico. Sembra essere un altarino di una divinità, comunque. Vedi che sul piattino è sporco di quello che sembra cibo. Però vedi che, cioè, ci sono parecchie macchie di cibo. Come se ce ne fosse stato messo una quantità abbastanza grande. Ok, il piattino si alza. Se io lo prendo si alza. No, è di pietra ed è per terra, è messo proprio per terra. Proviamo a appoggiarci più cibo. Dico un po' con una voce un po' piatta. E tiro fuori 5 delle mie reazioni. Ok. Ce l'appoggio sopra. C'è nulla. Se già lo senti voci strane comunque nella testa. In che senso? Segnati il posto, segnati il posto, segnati il posto, segnati il posto. Okay. Prendo il mio libro e mi annoto qualcosa che possa ricordare. E in realtà hai un flash della mappa. La stampo con la mano. Riesci a capire esattamente dove ti trovi. Ok. Qua ci torniamo, qua ci torniamo, qua ci torniamo, qua ci torniamo. Va bene, Roccia. Non succede niente. Poi dobbiamo metterne tutti una. Provate, io ne ho già messo una. Lo metto. Metto anch'io. Non succede nulla. Riprendo le mie reazioni. Dai, riprendo anch'io. Vedi che il cagnolino vi guarda.
provo a metterne di più. Accarezzo il cane, la statua. Bello, ti guardi il cane. Ah, ok. Senti una sensazione molto fastidiosa. Come se ti repellesse. Ne metto due. Io ne metto tre. C'è nulla. Io una più di te. Cioè, vi ne mettete il cagnolino. Brisha continua a fare. Qualcuno parla, cagnesco. Metto un altro. Metti tre. Il cane che comincia a essere disperato. Quanto stai indicando quel cane? Voi, tipo vi abbaia a voi. E fa così con la testa. Briciola, ma cosa dobbiamo fare? Non funziona. Ne dobbiamo mettere di più? Ne metto un altro. Ne metto anch'io 5. Ne metto 2. Faccio per mettere il quinto e faccio sì. Come faccio, tipo, va bene o non va bene? Cavolo, non mi rimane una reazione. Ne metto 3. Lui finché avete le azioni vi continuano a abbaiare, ragazzi. Okay, allora okay, le metto tutte. Perché posso continuare a abbaiare, però insomma, c'ho vicini, c'ho case miei, quindi. Ok, sì, tutte le mie 5 reazioni. E chi non le mettete tutte, vedete che i cagnoli continuano a abbaiarvi. Ok, ora non ne abbiamo più. Vedete che sentite un altro abbaio proveniente stavolta da statua. Sentite tipo. E sentite come se fosse il rumore di un eco, no? Vedete che la statua, il piattino sprofonda con tutte le vostre azioni. No. Vedete che la statua si apre a metà. Vedete che si apre verso un tunnel. Bello. Io ringrazio Briciola, accarezzandogli la testa, inizio a entrare dentro il passaggio. Vedete che dentro il passaggio c'è tipo un messaggio scritto in comune, in realtà. Passaggio per i viaggiatori. Offrite ciò che avete. Avete offerto ciò che avete? Sì. Scusate, il viaggiatore vi ringrazia, ecco, meglio così. Grazie, Briciola. E scendo. Ok, e il tunnel è poco illuminato, ma c'è una torcia ogni tanto. Vedi che è molto molto lungo. Probabilmente stiamo passando all'interno delle montagne. Beh, se non altro qua non ci può colpire la tempesta. Beh, se non altro qui è caldo, nel senso, in confronto a com'era il fuori, immagino sia molto più calda la situazione. Perché comunque non c'è vento, o almeno quello, siamo riparati. Beh, almeno eviteremo di ghiacciarci. Continuiamo. Yeah. Ok. Entrate e continuate a camminare, cioè sono un po' cominciato a camminare, no? Sì. E la cosa che un po' mi turba comunque è che cominciate ad andare avanti, piano piano cominciate a perdere l'entrata, non la vedete più. Comunque poi dopo un po' il cagnolino sentì anche il rumore dell'entrata che si chiude. E più che camminate vedete che il tunnel sembra tutto uguale. Ok, non ci sono entrate, uscite laterali. No, sembra un tunnel dritto. Ci sono iscrizioni alle pareti, disegni. A parte quella all'inizio non c'è più niente. E mi date tutti tipo salvezza su carisma? Oh mio Dio, carisma. Non fare niente. 20 naturale. 25 naturale. 6. 5. 13. Ok. Charles, sinceramente, in questo momento, il tuo personaggio,
qual è il posto in cui vorrebbe andare di più in assoluto? È una domanda difficile. In un posto al sicuro e al caldo. Ok, senza specifiche. Non mi viene in mente un posto specifico al sicuro e al caldo. Che altro? Cioè, ora il tuo viaggio che stai intraprendendo ora, per te dov'è? Dove stavi andando in generale? Non dai nani, cioè anche dai nani, se volevi andare effettivamente dai nani. Beh, diciamo, l'obiettivo di adesso è arrivare dai nani. Perché in realtà l'altro, il precedente obiettivo era il parlare con la Lazzi per avere delle informazioni, ma non c'è stato il verso e bisogna salvarlo, però di certo non è il mio sogno, non è arrivare nell'accampamento dei troll. Ok. Quindi direi che essere al calduccio nell'accampamento dei nani, perché non so, me lo immagino caldo l'accampamento dei nani, potrebbe essere un buon posto. Va bene. E quindi è arrivata la fine, vedi che c'è una porta, sembra esserci proprio una runa che sembra tipo un bottone. Vedi che è una runa che assomiglia a una spirale alla fine di questo tunnel. La parete sembra fatta di marmo, quella finale. Beh, siamo arrivati. Occupatevene voi, io non me ne intendo di magia. Ok, non c'è, è una porta completamente senza maniglia, senza niente. No, sembra c'è solo questo grosso aruna bottone. Beh, credo che dovremmo pigliare quella. Ok, pigio la aruna bottone. E di che il coso si alza, e di che si alza, e comincia a vedere quello che sembra un salotto. Sembra tipo il salotto di una villa. E dentro vedi che ci sono dei nani che stavano chiaramente bevendo il tè. Tipo sono confusissimi. E mi guardano tipo. Ok, io attraverso la porta. Anch'io. E qua finisce la sessione. Finalmente c'è stato. Bella, bella, ci sta. Meno male c'era Thorvald. Oggi è durata meno, però. Vabbè, ci sta. No, ci sta. 2 ore ci sta, dai. Alla fine sono 2 ore e 10. Ci sta. Bella, ci piace. Siamo arrivati dai nani, quindi abbiamo fatto un passo avanti, Chissà se sono veri nani. Chissà se sono i nani che stiamo cercando. Perché magari sono i nani di un altro posto. Di un altro continente. Esatto. Boh, guarderemo. Beh, meno male che è capitato comunque a Jorros di scegliere la meta. Poteva andare a mandare a puttana la campagna, qualcuno. Io avrei detto che mi immaginavo casa mia. Quindi saremmo tornati a casa. No, io sono partito da casa mia, cioè ancora non volevo tornare lì. No, anche io. Se avessi scelto Jared Jorros sarebbe stato magari Jared. Molto lontano. Sì, anch'io avrei scelto i nani comunque. Alla fine ci sta. Jared non lo so cosa avrei potuto scegliere. Non lo so nemmeno io, meno male. Dice meno male, non ho dovuto scegliere. Sì, se no durava 3 ore la sessione, un'ora di pensata in cella. Dove sarei potuto andare? Beh, era una domanda difficile perché. Perché poi. Dovevo capire. Cioè, la vera domanda era se dovevo per forza sapere dov'è. Cioè. Anche per poter sapere, magari se mi immaginavo per bene questo posto oppure no. Cioè, se era un posto che poteva essere qualsiasi, allora buona, cioè ciao, campagna andava a puttane.
Grazie. Sì, però il fatto è che non è che dovevi pensare un posto, cioè sapendo che dovevi scegliere un posto. No, no, cosa, forse cosa volevo, essere, volevo essere. No, per me tipo esatto. C'è la attento personaggio, secondo me sarebbe potuto andare tranquillamente nel, dagli elfi. Dove? Boh, non lo so, madre, però dagli elfi. Sicuramente non dai nani. Sicuramente, quello non c'è dubbi. Figo, 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 figo. Va bene, va bene. Allora, la sessione è finita. Mi raccomando, scriveteci voi dove sareste voluti andare. Non lo so, dove? Io alle Maldive. Stavo per dire al mare. Al esatto. Mare. Però poi mi sono reso conto che era quello dove vorrei essere io adesso. Quindi non era Jonas. Esatto. Va bene. Quindi mi raccomando, ragazzi, lasciate un commento, un mi piace e ci si vede alla sessione 11. Ciao. Ciao. Ciao.